Il Dopolidoro, direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Pescara, a che punto siamo con la campagna vaccinale e con le percentuali di immunizzazione? La regione Abruzzo sicuramente è una regione virtuosa, ha raggiunto degli ottimi livelli grazie alla buona organizzazione data dalla regione, dall'assessorato, dal coordinatore regionale per i vaccini. Sicuramente Pescara ha delle ottime percentuali in termini di prime vaccinazioni, prime dosi, abbiamo raggiunto ad oggi oltre il 84% di prime dosi, 74% circa delle seconde dosi, quindi è una percentuale molto vicina all'immunità di gregge e chiaramente stiamo andando avanti con le vaccinazioni, riprenderemo le vaccinazioni per le terze dosi nelle strutture, quelle sanitarie, pubbliche e private, quindi andremo avanti in questo modo in maniera serrata come è stato fino adesso. Questa attività, soprattutto parliamo della provincia di Pescara, grazie ai tavoli tecnici che ci sono stati, anche a Sua Eccellenza il Prefetto che ci ha convocato, diciamo, anche settimanalmente per avere il punto della situazione, abbiamo svolto un'attività diagnostica mediante tamponi intensiva e questo ha favorito chiaramente che cosa? Individuare precocemente i soggetti a rischio positivi, isolarli e quindi tracciarli. Questo sta dando dei buoni frutti, i frutti si vedono oggi, dove la provincia di Pescara, il comune di Pescara, è in Abruzzo tra i più bassi di quelli che registrano positivi. Il personale sanitario per l'ASL di Pescara è vaccinato, va avanti con i tamponi, insomma la questione è Green Pass, c'è l'obbligo per il personale sanitario, i dati dell'ASL di Pescara quali sono? Diciamo che i dati sono confortanti sicuramente, sono buoni dati, abbiamo la quasi totalità dei soggetti vaccinati, parlo del personale sanitario, lunedì ci sarà un tavolo tecnico indetto proprio dal direttore sanitario dell'azienda, il dottor Caponetti, per valutare i casi non ancora vaccinati, ripeto sono quelli che probabilmente hanno anche delle controindicazioni specifiche, per questo i soggetti saranno, come dire, contattati singolarmente e ogni caso sarà valutato singolarmente.